Ciao e benvenuta in questo mini percorso Power Morning. Lo scopo è riempirci di energia sin dal mattino e lo facciamo attraverso i nostri centri energetici all'interno del nostro corpo. L'equilibrio dei nostri bandi, quindi il nostro pavimento pelvico che andremo a stimolare, è la fonte energetica dal quale poi va a estendersi in tutto il nostro corpo e soprattutto attraverso i nostri sette chakra. Per questo è importante avere la schiena dritta e andare a stimolare i nostri centri energetici. Le gambe puoi tenerle come stai più comoda. Io sono Simona Marin, che aiuto le mamme a bilanciare maternità e cure di sé. E iniziamo subito questo nostro percorso insieme con la prima meditazione di oggi. E iniziamo a sciogliere la schiena, quindi ruotiamo le spalle. Inspiro ed espiro, inspiro su e cerco di far arrivare l'inspiro sino ai polpastrelli. Inspiro su, espiro, mi ruoto a destra, metto la mano sinistra sul ginocchio destro e guardo dietro. Spalle lontane dalle orecchie, schiena ben dritta e porto l'orecchio sinistro sulla spalla sinistra. Avverto questo allungamento, inizio a chiudere gli occhi e mi concentro sul mio corpo. Inspiro, metto il collo dritto. Alzo le braccia e mi ruoto con un espiro dall'altra parte. Metto la mano destra sul ginocchio sinistro e guardo dietro. Inspiro, espiro, allungo bene la colonna, spalle lontane dalle orecchie e metto l'orecchio destro sulla spalla destra. Si addormenta. Inspiro, vado su e piano piano mi ruoto. Unisco i palmi in Anjali Mudra e li porto al cuore. I mudra sono delle posizioni delle mani che ci servono a canalizzare l'energia. E metto i palmi sulle ginocchia. Mi rivolto all'insù, chiudo gli occhi e porto l'attenzione nel terzo occhio, il punto tra le due sopracciglia. Metto un sorriso sulle labbra e mi concentro sulla respirazione. Inspiro. E riempio solo l'addome. Espiro lo svuoto fino in fondo. Inspiro, accompagno l'apertura dell'addome con l'apertura del pavimento pelvico. E si riempie. E quando ispiro, chiudo e contraggo il pavimento pelvico e mi svuoto fino in fondo. Considero 5 tempi. Inspiro e 5 tempi. Espiro e mi concentro solo su questa apertura e chiusura. Su quest'aria che entra e che esce dalle narici. Al prossimo espiro, riempio prima l'addome e poi il torace e porto l'inspiro su sino al terzo occhio. Trattengo per 2 tempi,
poi espiro, svuoto prima l'addome e poi il torace. E continuo con un flusso continuo, faccio quello che posso e ispiro per 8, 10 tempi, riempio prima l'addome e poi il torace, porto l'ispiro su fino al terzo occhio e poi espiro, svuoto prima l'addome e poi il torace per 10-12 tempi. Continuo con un flusso, inspiro, accolgo e espiro, lascio andare. Mi ricordo di accompagnare l'apertura del pavimento pelvico per un inspiro e contraggo e chiudo il pavimento pelvico per un espiro. Rilassata, le mie braccia sono rilassate, il mio corpo è rilassato, mi concentro sui glutei appoggiati sul mio tappetino, che sono il mio radicamento alla terra, il mio centro. Da questo radicamento trovo stabilità. So che in questo momento è tutto perfetto. Non c'è passato e non c'è futuro. Sono solo qui e ora. Presente e consapevole di questo unico momento percorribile, l'adesso. Se la mia mente mi porta pensieri, io li accolgo come nuvole passeggere che arrivano e se ne vanno. Li accompagno all'uscita. Non mi servono adesso. È normale, la mente porta continuamente pensieri. Semplicemente li osservo e li lascio andare. Non mi attacco a nulla. L'ultimo ciclo completo e poi porto le mani in Angeli Mudra sul cuore. Abbasso il petto, il mento al petto e guardo il mio mudra. Sul viso e poi su tutto il corpo. Grazie per essere stata con me oggi. Ci vediamo domani.